leggendo questo brano di Vangelo, quindi meditando, diciamo che è scontato il Vangelo, no? La conclusione penso che la possiamo tirare tutti senza fare troppe parole, troppe riflessioni, perché Gesù è stato chiaro. E leggendo questo brano di Vangelo, mi veniva in mente una domanda, condivido con voi un po' quella che è stata la mia breve riflessione stamattina. La domanda è: in che cosa sta la gioia? Perché di solito tutto quello che noi facciamo lo facciamo per stare bene, quindi per essere nella gioia, perché se uno sta bene è nella gioia, no? Su che cosa sta? Sull'avere, e già ce l'ha detto Gesù, no? Che la nostra vita non dipende dai beni. Perché se noi abbiamo, non siamo contenti, non siamo gioiosi, perché vogliamo avere ancora di più? Perché non ci accontentiamo, no? Di quello che abbiamo e quindi vogliamo di più. Allora non possiamo mai raggiungere la gioia, perché anche se io ho una cosa e sono nella gioia, poi non mi basta più. Non è un po' come i bambini che piangono, gridano, battono i piedi perché vogliono il gelato, però dopo che gioco una volta non lo voglio più, voglio qualche altra cosa. Ecco, non è nell'avere la gioia. Non è neanche nel fare. No, tante volte noi facciamo e più facciamo, più pensiamo di stare bene, di essere la gioia. Anche a volte chi fa volontariato, no? Non è che lo fa per gli altri, ma lo fa per stare bene. E non basta. Perché quando facciamo le cose o poi non siamo gioiosi perché siamo stanchi, o perché gli altri non ci dicono grazie, quindi non abbiamo nessuna gratificazione, o perché pensiamo che non abbiamo fatto bene, o perché pensiamo che quello che abbiamo fatto è poco, dobbiamo inventare, fare altre cose, e quindi ci affanniamo. Allora, su che cosa sta la gioia? La gioia sta sul fatto di quello che siamo. Non quello che abbiamo e quello che facciamo, ma quello che siamo noi figli amati di un padre. Io penso che se noi teniamo in conto questo, no? Qualsiasi difficoltà possiamo incontrare nella vita, e incontriamo sicuramente, qualsiasi situazione difficile, qualsiasi situazione brutta, in quel momento noi la viviamo male e siamo anche umani. Però se io poi mi fermo un attimo e dico sì, ma di fatto io sono figlio di un Dio che mi ama, di questo Padre che si china su di me, di questo Padre che si prende cura di me, di questo Padre che si dà pensiero per me, allora mi fa stare bene. Allora io posso fare anche una sola cosa perché sono capace di fare solo quello. Posso anche non avere niente e sto bene perché so che c'è questo Padre che mi ama, che si prende cura di me, quindi non mi fa mancare il necessario, che quando mi vede stanco perché faccio una cosa dice fermati, vieni in disparte, riposati con me, tu che sei affaticato, che sei depresso, eccetera. Quindi penso che questo brano di Vangelo, appunto, anche se ci parla del discorso della ricchezza, dell'avere, eccetera, penso che partendo da questo brano di Vangelo dobbiamo fare una revisione di vita, un esame di coscienza e dire: ma la mia gioia su che cosa la baso? Sulle cose che ho e quindi voglio di più, o su quello che faccio? Quindi devo fare di più, già sono stanco prima di fare. Ho la mia gioia è su una certezza, che io sono figlio, amato di questo.
questo Padre che si prende cura di me. Sia lodato Gesù Cristo.